Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su Moto.it. CF Moto 450 CLC. Chi l'ha detto che per avere una cruiser bisogna sempre avere a che fare con motociclette da 350 kg, 400 kg, 1500, 1800, 2000 centimetri cubi e potenze che orbitano attorno ai 100 cavalli? Da un po' di tempo oramai le marche cinesi, italiane, giapponesi propongono delle cruiser più accessibili, che non fanno mistero di essere destinate a un'utenza che cerca anche l'accessibilità, la comodità e perché no anche l'economia di esercizio. Io e la 450 CLC coabiteremo per un mese, la proverò per un mese in tre contesti diversi, innanzitutto in città per capire qual è il suo grado di adattabilità, penso veramente molto elevato, al contesto cittadino. Una moto dalla grande accessibilità, cilindrata ridotta ma buona potenza e buono spunto, sicuramente ha delle grandi carte da giocare nel contesto urbano. In secondo luogo, in una gita fuori porta, compresa l'autostrada, per capire nel cruising, nel veleggiare tra le statali e anche in autostrada come si comporta la cruiser cinese. E poi l'ultimo contesto, l'ultimo scenario sarà quello delle curve, perché diciamoci la verità ragazzi, qualsiasi moto noi si abbia tra le mani ci piace fare quattro pieghe e capire qual è il suo fun factor. Prima però di iniziare con la città, vi faccio vedere la 450 CLC in tutti i suoi dettagli, così da poter avere un panorama completo di quello che offre questa cruiser. Il motore è una nostra vecchia conoscenza, in questo caso il 450 bicilindrico raffreddato a liquido con fasatura a 270 gradi è stato un po' rimaneggiato dal punto di vista estetico per adattarlo a questo utilizzo un po' più, passateci il termine, americano. Infatti ci sono delle finte alette, questa scritta che rivendica l'anno di nascita di fatto della CF Moto, ma poi i contenuti tecnologici sono quelli che siamo abituati a conoscere per questo bicilindrico che conosciamo sulla MT, sull'NK e anche sulla SR, che ho provato tra l'altro, la sportiva che ho provato in circuito in Turchia. 44 cavalli, 2 a 9000 giri e 42,2 Nm di coppia a 6250 giri, insomma dei valori che non si discostano rispetto a quelli delle unità montate sulle altre motociclette, se vogliamo gemelle. Dove si discosta l'unità propulsiva non è nel cambio, che rimane a 6 rapporti con frizione assistita, ma è nella trasmissione finale. Qui non troviamo una catena, vi faccio vedere subito, ma troviamo una cinghia dentata, perfettamente in linea con lo spirito delle cruiser. La ciclistica è moderna, ma troviamo il rispetto di alcune caratteristiche proprie delle cruiser. Alla davanterina troviamo una forcella a steli rovesciati, non regolabile, nemmeno nel precarico, dal diametro di 37 mm, ma c'è un bel cerchio da 16 pollici in pieno stile cruiser con una panciuta copertura 130/90. Vi faccio vedere quanto è panciuta questa copertura. L'impianto frenante all'avantreno è composto da un disco a 320 mm con una pinza, come vedete, ad attacco radiale e 4 pistoncini, garante probabilmente di decelerazioni tutt'altro che trascurabili. Al retrotreno troviamo un monoammortizzatore singolo assistito da leveraggio progressivo, forse si vede poco in questa inquadratura, ma vi garantisco che è così, regolabile questo nel precarico, e un'altra copertura abbastanza panciuta, qui siamo sul 150/90, singolo disco, come vedete, con pinza a singolo pistoncino al posteriore. Da notare le gomme sono delle CST, ma in realtà mimano un po' le Dunlop 404, che sono un po', come dire, un marchio di fabbrica per le custom. Sono delle coperture piuttosto diffuse, soprattutto in ambito, mettiamo così, americano. Da una cruiser ci si aspetta il massimo dell'accessibilità, e così è, perché in realtà la sella è veramente rasoterra, siamo a 690 mm da terra, un'altezza che consente praticamente a tutti di trovare un'adeguata sistemazione a bordo e di poggiare tranquillamente i piedi a terra, anche se non siete esattamente dei giganti. La dotazione non è mica male, perché innanzitutto troviamo uno strumento TFT che campeggia qui al centro del ponte di comando. Attraverso questo strumento, che come potete vedere ha tutte le spie di servizio, quella che avverte del traction control, tutta una serie di informazioni nella parte bassa, compresa l'autonomia, consumo medio, consumo istantaneo, ma consente anche di gestire tutti i parametri della moto, gestire il traction control. A quale velocità lo strumento ha un circolo rosso all'interno che segnala il superamento del limite di velocità, e poi ovviamente tutte le
possibilità di controllo della strumentazione, ma attraverso sempre questo strumento si può avere la connettività anche attraverso l'applicazione, gestire quindi musica, chiamate, e mano a mano, quando arriverà anche la connettività allargata di CF Moto, che sta arrivando mano a mano su tutte le altre motociclette di CF Moto, anche gestire il geofencing o altre caratteristiche, per esempio anche il controllo della Action Cam attraverso i pulsanti sul manubrio e ovviamente lo strumento. A proposito di manubrio, appunto, ritorniamo qui sopra e vi faccio vedere. Questi sono i pulsanti di sinistra che permettono di gestire tutta la strumentazione. Bella leva della frizione, che tra l'altro è regolabile. Regolabile anche la leva della pompa del freno anteriore. Il tappo del serbatoio ha la sua serratura, ben rifinito anche questo. Gli specchietti Bar-End che troviamo qui all'estremità, appunto, del manubrio. L'impianto di illuminazione è full LED. Vediamo se riesco a farvi vedere l'abbagliante. Ecco qua. Questo è l'abbagliante, e anche al posteriore c'è la furba soluzione degli indicatori di direzione integrati assieme alle luci di posizione e di arresto. Troviamo anche, per la verità un po' nascosta, una doppia presa USB, e qui sotto dietro il canotto di sterzo, un po' nascosta anche dallo stato della forcella. Abbiamo una presa USB tradizionale e una presa USB-C. Per quello che riguarda le finiture, mi piace sottolineare quest'asta di metallo che guida il parafango anteriore, le belle finiture dei cerchi, che tra l'altro sono spazzolati, mimano un po' i raggi da una parte, il bel doppio scarico, mi piace come è stato fatto e rifinito il doppio scarico sovrapposto di questa motocicletta, e la posizione ultra classica della chiave di avviamento, che però presuppone anche che il blocca sterzo sia come era una volta, accanto al canotto di sterzo. Insomma, una moto che appare curata in tanti dettagli, a partire anche dalla copertura del radiatore, che sembra abbastanza mimetizzato nell'intera motocicletta. Il serbatoio, per tornare ai numeri, contiene 12 litri e il peso della motocicletta è di 174 kg a secco, quindi ci troviamo all'incirca 15 kg sopra, quando il serbatoio è totalmente pieno e quando abbiamo riempito il motore di olio. Il motore contiene circa 2,5 litri di olio motore. Buone le prestazioni dichiarate, ci piazziamo sui 153 km all'ora per quello che riguarda la velocità massima, e il consumo dichiarato è di 22 km al litro, ma questo lo verificheremo durante la nostra prova. Adesso basta parlare, è il momento di iniziare il nostro mese con, saranno 3 video, iniziamo con la città. Andiamo! Allora, iniziamo il nostro giro cittadino insieme alla CF Moto 450 CLC, e qui in città ovviamente subito viene in mente la posizione di guida, perché una posizione di guida che consente un'ottima maneggevolezza, si trova tutto al suo posto. Ovviamente le pedane sono parecchio avanzate, ma non a mio modo di vedere in modo eccessivo. Trovo i comandi molto morbidi, soprattutto la frizione. Complimenti ai tecnici di CF Moto, perché la frizione è veramente morbidissima da azionare. Sembra quasi che non ci sia il filo attaccato all'estremità della leva. Anche con un dito è facilissimo utilizzarla, si può staccare tranquillamente, non si fa nessuno sforzo. Quindi questo viene molto in aiuto in realtà in città, dove ovviamente spesso si sta con la frizione in mano, come in questo caso quando si deve attendere ad un incrocio. Oggi è una giornata di luglio ed è particolarmente calda e afosa, ed è secondo me un ottimo modo per vedere, per controllare se vi è una trasmissione di calore particolare alle gambe, più del ragionevole. Devo dirvi che guido già da un po' e non mi sembra, certo sono in abbigliamento tecnico, anche se non particolarmente isolante, è giusto dirlo, e non mi sembra che vi siano particolari calori dalle emergere dal motore, e il comfort di guida comunque è buono. Ovviamente c'è la totale esposizione all'aria, ma qui non fa tanto testo. La sospensione anteriore copia bene l'asperità, un po' meno quella posteriore, che mi sembra un po' secca. Tra l'altro non è regolabile, l'ho detto prima, si può soltanto regolare sul precarico. Molto buona la trasmissione, docilissima, assieme al cambio ben preciso, garantisce un buon conforto di marcia. Un capitolo a parte secondo me va aperto per quello che riguarda il motore. Il 450 è
guizzantissimo, basta aprire il gas e dà subito l'opportunità di accelerare con un certo brio. Sotto questo punto di vista mi piace parecchio, è perfettamente adeguato secondo me al carattere della motocicletta. Il peso di 174 kg a secco non è assolutamente eccessivo in città, non mi sembra che vi sia una massa importante da spostare o da controllare. Ovviamente qui il baricentro è piuttosto basso, viene tantissimo in aiuto ovviamente del pilota e quindi è facile fare anche inversioni di marcia, zigzagare, sguisciare tra le macchine come in questo caso che sono in file, su file parallele. La moto è molto leggera, molto comunicativa, facile da governare in città. E poi al momento di mettere i piedi a terra, tra l'altro con una sella a 690 mm, ecco, risulta tutto quanto molto facile. Buona la maneggevolezza anche qui, insomma, una moto che in città onestamente mi sembra molto a proprio agio. Bello, mi piace andare alla velocità cittadine con la CLC. Il motore non strattona, ha un buono spunto anche in quarta o in quinta, come potete vedere si può stare intorno ai 50 all'ora e riprendere. Mi piace. La moto risponde bene, è piuttosto confortevole. Adesso non posso farvelo vedere, ma anche le inversioni a U con il buon raggio di sterzo che c'è vengono abbastanza bene, sono comode. Insomma, la moto non soltanto non mette mai in difficoltà, ma è proprio piacevole da guidare. Sono molto modulabili anche i freni. Sto cercando tra l'altro di percorrere un po' di strada per vedere, ecco, sull'asfalto va molto meglio, per vedere quali sono i consumi in questo utilizzo cittadino. Poche le vibrazioni, tra l'altro il motore, anche se a 270 gradi, è perfettamente equilibrato sia nelle forze del primo ordine che quelle del secondo ordine, quindi diciamo che il comfort è molto elevato, a parte ovviamente un po' la sospensione posteriore, ma già ve l'ho detto prima. Allora, mentre siamo in queste vie abbastanza anguste, a parte lodare la maneggevolezza della CLC, vorrei fare un focus sui freni. Molto potenti e ABS ben tarato, non entra troppo presto né all'avantreno né al retrotreno, si può pestare forte e rallentare forte. Dunque soltanto oggi abbiamo percorso 71-72 km, anzi in ambito urbano, con la 450 CLC. Andiamo a vedere quanto abbiamo consumato. La strumentazione ci dice che abbiamo fatto 4,3 litri per 100 km. Andiamo a vedere esattamente quanto abbiamo consumato. Andiamo a vedere quanta benzina abbiamo utilizzato per circa 72 km. Poco più di 3 litri per 72 km. Adesso facciamo il conto di quanti chilometri al litro. 72 diviso 3,2. Abbiamo consumato 22,5 km al litro, che è esattamente il valore intorno al quale CF Moto dichiara il consumo della sua motocicletta. Fine della parte dedicata alla città del nostro mese con la CF Moto 450 CLC. Soltanto oggi, come avete visto, abbiamo percorso 72 km in città e vi assicuro che è una percorrenza che, soprattutto con queste temperature qui a luglio in Sicilia, mettono a dura prova sia la moto che il pilota. Però questo vuol dire che quantomeno possiamo dare un parere abbastanza centrato su quello che è il comportamento anche dal punto di vista del comfort della motocicletta. Vi dico subito che il comfort è abbastanza elevato. L'unico appunto che posso fare alla moto, che per vibrazioni, comodità, ergonomia e comodità anche risposta alla sospensione anteriore è veramente molto appunto, è sulla sospensione posteriore un po' secca, sull'asperità impulsiva un po' duretta, quindi questo vuol dire che ogni tanto potete ricevere qualche colpetto, insomma, dal retrotreno se attraversate delle buche particolarmente pronunciate o se ci sono sconnessioni in rapida successione. Per tutto quanto riguarda il resto, ovviamente la moto è molto comoda e si guida molto bene. Un approfondimento riguarda, l'ho detto anche nell'onboard, lo ribadisco adesso, la scarsissima trasmissione di calore da parte del motore alle gambe. Se qui in Sicilia con 35-37 gradi non ho avvertito di fatto, insomma, trasmissione di
calore particolarmente pronunciata alle gambe, è molto probabile che nemmeno 1000 km per nod verrà avvertita una trasmissione di calore, un fastidio derivante dal calore del motore, dello scarico alle gambe di chi guida. Mi è piaciuta molto la connessione del gas con la ruota posteriore, la moto non si avverte pesante per nulla, anzi reagisce molto bene col gas perché è molto guizzante, mi piace il motore, molto regolare, vibra pochissimo e come e consuma, come avete visto, anche non molto, perché 22,5 km al litro su un percorso di 70 km puramente cittadino, insomma, secondo me sono veramente un bel consumo. Vi lascio facendovi sentire il rumore di scarico. A questo punto credo che sia veramente tutto. Nel prossimo video che dedicheremo al nostro mese con la 450 CLC di CF Moto faremo anche un approfondimento sul dashboard, sulla connettività, sulle funzioni del dashboard TFT e sulle prese USB che trovate da questa parte, vi ho fatto vedere prima. Quindi non perdetevelo. Per adesso dalla 450 CLC e da me è tutto. Lasciate un commento qui sotto se magari ho dimenticato di dire qualcosa che a voi interessava tanto. In questo caso tra l'altro perdonatemi perché sono umano anche io. Non ci vediamo prossimo video con la CFMoto 450 CLC di moto.it.